cosa succede il 2 di febbraio? Perché non si è ancora ben capita sta cosa. Allora, il 2 di febbraio noi depositiamo la memoria difensiva, dal 3 in poi il questore si pronuncerà sulla revoca, sulla sospensione della nostra licenza. Cioè, se io ritiro una carta dove mi si dice che la presenza è di soggetti atti a compiere o a fare azioni a delinquere, io da commerciante sono tenuta comunque ad osservare determinate regole nonché leggi, cioè non dare gli alcolici all'età sotto i 18 anni in soggetti che presentano già euforici. Durante la partita ci sono altre osservanze da rispettare, però sinceramente a me non mi è mai stato detto chiedi la fedina penale, perché cioè io come posso sapere se uno delinque o non delinque nel quotidiano, cioè ma nel quotidiano proprio 7 giorni su 7 non ne ho idea, perché io qua veramente svolgo la mia attività di somministrazione di bevande e alimenti, cioè non mi interessa quello che l'individuo fuori fa, non mi interessa proprio, cioè. E quindi capisci che trovare quel tipo di accusa, chiamiamola così, perché quella poi è l'accusa, non è che mi fastidisce, mi fa star male, perché voglio dire, non rientra nel mio ruolo. Io penso che ci siano le persone competenti che debbano occuparsi di queste problematiche. Cioè non si può chiedere anche un cittadino questa cosa qua. Cioè, se è questo il problema. Cioè sorrido perché se è questo il problema, chissà quanti mafiosi mi sono... Chi lo sa? Quanti mafiosi, quanti, non lo so, delinquenti, rapinatori di banche saranno entrati nel mio locale. Chi lo sa? Non sono io la persona... Io a parte che non giudico nessuno, voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita nel rispetto degli altri. Nel momento in cui non avviene questo, ci sono gli organi competenti, no? Cioè non deve essere mica una semplice barista che fa il Campari col bianco, che deve salvaguardare il territorio, cioè... È assurdo, è qua che ci cascano, poi parlo anche per gli altri soci, cioè ci cascano proprio le braccia, cioè ma neanche lo sconforto, siamo basiti, perché è inconcepibile, dai, è come se non esiste. Però, se questa è la vera motivazione, se ce n'è un'altra, è proprio che noi continuiamo a dire che non capiamo la motivazione, perché questa è assurda. Tra l'altro, si appella una legge, va a rispolverare un articolo, l'articolo 100 del 1931, vabbè, cosa ti devo dire? Cioè, perché attualmente penso che la democrazia sia fuori ogni logica questa cosa qua. Il mio bar, cioè sui tre lati è un vetro, quindi si può vedere tutto quello che succede sia dall'interno che dall'esterno immediatamente, ma non ho nessunissimo problema di far vedere quello che succede dall'interno all'esterno. Quindi quando mi viene detto che si pensa che vengano fatti chissà quali complotti, chissà quali strategie, plim plum plam, mi viene da ridere, perché normalmente, e ti dico, con la partita con la Roma, siccome non l'ho ancora dichiarato, come tutte le domeniche finite le partite, quando usciamo, entro anch'io a vedere la partita tra l'altro, esco 5 minuti prima, usciamo tutti e man mano subito a vedere la situazione, classifica, gol. E mi ricordo che quella sera con la Roma c'era l'intervista di Colantuono, che continuavo a dire silenzio, silenzio, perché volevamo sentire l'intervista di Colantuono. Casualmente sono uscita un attimo, mi sono accorta che stava succedendo qualcosa dall'altra parte, allora io gli ho detto, perché l'abbiamo come da rispettare questa, che nel momento in cui succedono, ci sono dei casini, insomma, dai, bisogna chiudere l'attività. Tant'è vero che io ho detto ragazzi fuori tutti, perché mi sembra che qua il clima stia degenerando, ho invitato tutti ad uscire, sono rimaste dentro 4 ragazze e 3 inglesi perché non riuscivo a comunicare, cioè, e poi ci siamo chiusi dentro. Quando è arrivata la notizia, sono sincera, come sempre, come qualsiasi cosa succeda, perché volevo anche ricordare al signor questore che cercare di allora, riuscire a mantenere la mia attività nel quotidiano è veramente difficile. Il periodo è veramente difficile nel quotidiano per tutti, ma veramente difficile. Quando loro parlano di crisi, a me è anche questo che sinceramente il cittadino normale, semplice come me, dice, si è stancato di sentirlo dire da persone che non hanno neanche capito cosa significa essere in crisi. Soprattutto per chi deve andare a cercarselo il reddito, diciamo.